I ruoli sono quasi tutti quelli che c'erano nelle scorse live. Eh sì. Ovviamente, però, c'è gente che queste live non le ha manco vissute. Quindi, quali sono i ruoli? Ho attivato l'investigatore che ha la possibilità di vedere le orme lasciate dagli altri giocatori, le orme colorate. Quindi, il personaggio rosso lascia i passettini rossi, ok? Quindi il personaggio di Giacomo, di Sarengo e di Joe, che hanno delle skin più grandi del loro colore, lasciano dei colori non combacianti con la skin che hanno, va Tanto bene? capito io che fatto skin ho, che apposta. colore ho la skin. Fatto apposta, Tu sei blu. Tanto nel meeting si vede il colore delle persone, perché la skin è Ok. solamente in Estetica. trasparenza, e che hanno pensato anche a questa cosa. Poi Quella c'è lo tipo una snitch, ho mina. attivato lo snitch. Lo snitch è quel ruolo divertentissimo che praticamente cosa fa? Quando completa tutte le task, ottiene i nomi degli impostori. Ma quando gli mancherà, mi pare, una task al completamento, gli impostori sapranno chi è lo snitch, e quindi sarà una corsa Contro il tempo. poi. Etodem. Ho attivato la spia che semplicemente ai pallini di admin vede i pallini colorati dei colori dei giocatori. Poi c'è lo sceriffo che ha la possibilità di uccidere impostori e i ruoli neutrali. Se però lo sceriffo spara un crewmate, muore lo sceriffo, quindi c'è la possibilità che lo sceriffo si suicidi. C'è l'altruista. L'altruista, se trova un cadavere, può decidere di sacrificarsi. Parte quindi un cooldown di 10 secondi, al termine del quale il morto torna in vita, ok? Però se durante questo countdown di 10 secondi qualcuno chiama un'emergenza o reporta il cadavere, che Sono morti succede? Succede che entrambi. sono morti tutti quanti, cioè è morto l'altruista, è morto il cadavere, nessuno viene risuscitato e l'altruista rimane morto. Poi ho attivato il medico. Il medico può mettere uno scudo a un altro giocatore. Lo scudo protegge da una sola stabbata. È come l'angelo, poche parole. Sì, Sì, esatto, è però lo vedi. come. Però lo scudo lo vede solamente il medico. In più, il medico ha un indicatore e gli sarà indicato quando lo scudo viene distrutto. Lampeggia di verde. Lampeggia di verde. Poi abbiamo l'ingegnere classico, quello del gioco. Poi ho messo il Scusate, non è. sindaco, che praticamente dovrebbe avere più vision, ma non sono sicuro di questo. Il potere del sindaco è quello che può fare più voti può votare di più nel meeting. Poi, cos'altro ci sta? C'è il ruolo neutrale, che è il jester, il giullare. Il giullare può nascondersi nelle botole, non è che può entrare in una botola e uscire in un'altra. Può solo entrare in una botola e nascondersi dentro. E se viene cacciato fuori, vince, e vince solamente lui. Quindi il suo compito è quello di farsi votare, cioè fingere di essere un impostore e farsi votare. Lo sceriffo può Tipo comunque ucciderlo. Gli impostori saranno due. Uno di questi impostori sarà il bombarolo, che è un ruolo nuovo. Il bombarolo può piazzare una bomba, mi pare che abbia un timer di 4-5 secondi, con un'area, diciamo, grandicella, dentro la quale chi ci sta al termine del timer esplode e muore. Vabbè, piazza una bomba. Quindi il bombarolo è un impostore che può killare a distanza. il bombarolo può anche auto-uccidersi Ovviamente se anche entra il la bomba. bombarolo, se rimane vicino alla bomba, muore pure lui, eh. Cioè il bombarolo se deve dare, non è che può rimanere all'interno de. Quindi può suicidarsi il Esatto. bombarolo. Poi Non ho c'è ancora l'assassino. finito perché ci sono i Esatto. modificatori. Due crewmate avranno dei poteri aggiuntivi. C'è il bait. Chi è il bait quando muore obbliga a self-reportare chi l'ha ucciso. Poi la torcia, chi ce l'ha ha una vision aumentata, quindi il crewmate che ha la torcia ha più vision. E poi ho messo anche il tiebreaker, che è quel modificatore che chi ce l'ha durante le votazioni, durante i meeting, durante uno stallo di voti, ne so, hanno votato due persone, hanno votato Joe. Due persone hanno votato me, anziché stallarsi la votazione, la decide il tiebreaker, cioè il tiebreaker, se ha votato me, caccia fuori me, Il attione. suo voto vale Ok, 1,1. esatto. Cos'altro manca? Manca l'assassino, praticamente un impostore, sì, uno solo, sarà anche un assassino. L'assassino, una sola volta per partita, può provare a indovinare il ruolo degli altri, e se lo indovina durante il meeting può uccidere. Se invece sbaglia muore Ok. lui, quindi attenzione, cioè è una meccanica che fa sì che non dobbiamo essere così polli da dichiarare il nostro ruolo fin da subito, perché se l'assassino lo indovina, È morto. uccide. Vabbè, io ho fatto partire, che tanto anche se manca Axel possiamo giocare lo stesso. Crewmate? Medico? Allora, grazie Gianluca per l'abbonamento e grazie Gabs per l'abbonamento. Benvenuti. Stavolta lo scudo non lo diamo a cazzo di cane. Vabbè, comincerò a fare le task. Cose che non faccio mai. Che schifo le task. Grazie Beatrice.
Lo so, per iOS non c'è il tasto abbonamento in ma c'è in descrizione il link. Speedrun. È morto Cocco. E di nuovo. Un grigio simpatico mi ha stabbato. Ragazzi, ma è troppo forte gli assassini con le comms, diventa tutto grigio. Spunti, volevo dire che ci abbiamo giocato almeno 28 volte. Sì, ma io non c'è il tasto. Ero bellissima. In caffetteria io comunque. Ma cosa c'avete contro Cocco, ragazzi? Non ho idea. Prima si è ammazzato da solo. Prima mio fratello impostore, adesso un altro impostore. Ma no, prima ti sei ammazzato, ci sei camminato, eri fuori. Non vedi le bombe. Lo so. E quindi è in caffetteria io ero, stavo andando in corso. Attilio, dove l'hai trovato il corpo? Nella parte sinistra di caffetteria. Sinistra? Ok. È quasi sul corridoio. Ma di c'erano le comms. Andando a fare i cavi e ho trovato un grigio a sgozzare un altro grigio. Il Shurnova stava andando verso l'alto a destra, quindi non è stato... Come fai a sapere che era nuova? Perché era l'ultima volta l'ho visto all'upload di admin. Con la faccia di admin, quindi non è lui. Gli altri? Gioia, perché sei così silenzioso? Parli sempre di solito. Perché ho appena ingoiato l'ultimo pezzo di piadina. Ok. Comunque. Era un rotto fake, credo... questo, eh. No, però. Ma ci sono, ragazzi. Attenzione, inizia adesso il vero gameplay. Allora, io sono convinto che Attilio. No. Attilio abbia ucciso la persona e quello che c'è il self-report automatico. E quindi Attilio ha detto: cazzo, ma non l'ho fatto apposta a riportarlo. Non compro niente, grazie. Io sono venduto. Io riporterei Attilio anche se non ho nulla da. È Actually una buona. Ecco. Comunque una buona call, sì. Axel mi ha scritto su WhatsApp, crashata Vodafone, poi ha aggiunto un dio cane. Immagino non credo che ce l'ho a Vodafone, non è crashato. Vabbè, Cocco abita a Londra. Le comms sono sabotate. Comunque sì, la call era molto interessante, quella di Joe, e cioè il fatto che... Madonna lì, se un minatore mette una bomba, un bombarolo mette una bomba, mamma mia, quanta esplosione. Vieni qui, Spawn. Mi fido di te. Mi fido di te. Tieni lo scudo. Mi ispiri fiducia, Spawn. Come fake i tuoi task, ne le fake nessuno. Perché ho una freccetta che mi indica... Ah, già. Io vorrei stare qua e aspetto unicamente che qualcuno provi a stabbare Spawn. È un po' dryharding come cosa, però... Holy fucking shit. No, ma ha sgozzato Joe. Va bene, non assolutamente non vero che sto facendo la quest delle foglie. No. Chi ha reportato? Quindi... Non ci sono allora, morphling, è passato su Nova? No, ragazzi, io ero a fare la tasca delle foglie e c'era Joe che... Ti confermo che c'era Giovice soprattutto di me, eravamo allora, sopra la posti. Scena è stata questa, eravamo io, Nova, Joe e un quarto che non mi ricordo chi è perché è arrivato adesso. E chi era il quarto? Chi era il quarto? No, il quarto però era lontano. Sono arrivato e ho visto il Shurnova sul cadavere. Ok, vabbè, vai. Almeno Sarengo può confermare che io non ero vicino al corpo. Quindi o Joe si è ammazzato su Nova o Nova ha ammazzato Joe. Ah, dici che Joe ha fatto sceriffo. Sbagliato. Forse io ti dico quale sarebbe il senso ammazzare, cioè sta a vedere che Joe persona. Voleva sparare ad Attilio, ha missato e ha sparato a Nova. Beh, sarebbe un... No, vabbè, ma io ero distante da Nova già da un po', un'altra tasca. Ho capito, perché io ero dietro a Joe, non mi vedeva, ero sovrapposto, okay. Mi sa. E quindi ha sparato, pensando di sparare a te, ma ha sparato a me che gli ero dietro. Nove e 6. Che vedevo dire? Non lo so. Fatto sta che sarebbe stato stupido ammazzare con quattro persone lì, capisci pure tu. Io ero a fare la tasca delle foglie e poi ho sbicciato. Sì. No, io pensavo che tu fossi sceriffo e avessi ammazzato. No, si butta fuori Nova, si skippa. Scusarti. Io ero nel mio circo. Allora si butta fuori Nova. Ok. Palesemente. Ah, due voti pure da Teglio. E uno è il mio. Va bene. Bravo! Bravo Camper, si butta di più. Votalo più forte. Grazie Giuchio per l'abbonamento. Un passo per l'uomo. Un grande passo per farci arrivare a fine mese. E lo scuro di Giova. Sapete che faccio io? Me ne sto in alto. Appena avrò una stabbare Giova, io devo andare a riportare. Dovrei anche fare le tasche, per l'amor di Dio, però non è che c'è tutta storia di fare le tasche. A me la oggettivamente
la come si dice, la call di Joe Sottilio poteva aver senso, che il bombarolo uccide a distanza, scatta il bait e quindi gli tocca self reportare e non ha informazioni. Ci sta anche che lo sceriffo Joe abbia sparato a Nova anziché sparare a Tilio. Cioè, potrebbe essere. Oh. Ma nessuno che... Maccia, che sfaticati! E sfaticati de merda, nessuno che ripara le comms. Guardali lì gli impostori. Va bene. Okay. Potrei Porca avere la prova miseria. Definitiva del chi è stato. Dai, Attilio, fuori. Buttiamo fuori Attilio, per favore, grazie. Mi ha sparato. Eh? Adesso ti ha sparato. Mi hai sparato. Mi hai accoltellato, eppure sono qua a parlare, ai, a dire la verità, il sacrificio definitivo di Giacomo. Cioè? L'altruista ha fatto tornare in vita Sarengo? Io sono corso, vado al pulsante, ma non ho fatto in tempo. Vabbè, fuori Attilio che è uno. Aspetta, grazie Giacomo. Oh, Gio ha fatto una call buona comunque. Aveva senso quella call. Bro. Grazie, il primo che ammazzo è il bait, porco Giuda, cosa? Fare Cristo, ma che palle! Ma uno a caso ne potevo beccare, ma che cazzo vuoi da me? Stai zitto, mi rovini sempre tutte le partite, cocco. Porto due volte di fila all'inizio. Stai zitto! Ragazzi, per chi non avesse capito, l'altruista ha fatto resuscitare Sarengo, che era morto, e conseguentemente... Sarengo ha detto: mi ha ucciso Attilio. Ed è per questo che abbiamo votato Attilio. Avete capito? Tutto comprensibile. Spawn ancora vivo. Ma te, te pare che ho oscurato due volte l'impostore? Ciammeo. Te pare? Sta a vedere che ho dato lo scudo. Un passo per l'uomo. Un grande passo per farci arrivare a fine mese. Sì, grazie Lorenzo, benvenuto. E sì, secondo me. Perché c'è una freccia che mi indica da una parte e una freccia che mi indica... Ma quante... Oh, hanno provato a stabbare Giovene. Devo andare a chiamare l'emergency e sbrigarmi. Giova, sì. Devi dirmi con chi eri, Giova. Eh? Con chi eri? Con nessuno. Con Rage a destra. Ma poi siamo, hanno fatto reattore anche nel frattempo. Ho dato lo scudo a Spawn e mi ha flickerato in questa partita. Poco dopo che risolvessero l'emergency. È vero che Spawn potrebbe essere il Jester, ma è anche vero che io ho visto Serena e Sarengo a risolvere il reattore. Mancava solo Rage, che secondo me ha provato a stabbare Spawn. Allora è Rage. Ma quando hai messo lo scudo? Camper, ah, inizio partita. Quando sei entrato a risolvere il reattore, mi hai visto, ero in faccia a te. Ero il primo a essere lì. Serena e Sarengo, confermate che sono cieco? Io credo di essere stato l'ultimo ad arrivare. Io sono entrata in reattore al volo, visto che c'erano già due, penso a questo punto due Rage, io poi sono uscito. Io non sono neanche entrato. Il discorso è che io ho dato lo scudo a Spawn, che non l'ho io visto per tutta la partita. Ma mi hai messo questa barita o quella prima? A inizio partita ho messo lo scudo. Allora è Rage. Sì, sì. Mm-hmm. Però deve essere il Jester Spawn, quindi non buttate niente. Magari è già morto. Vabbè. Io voto Rage. L'unica call che abbiamo. Quanto godo. Chissà chi ha votato quattro volte Serena. Non lo so. Chissà. Beh, Rage, sappiamo chi è il Jester allora. Chissà. Era il sindaco Rage. Holy fucking shit. Spawn era il Jester. Cosa facciamo? Devo fare le task.
No, se c'è una bomba lì. Niente. Ecco. No, no, non è possibile. Ho scudato di nuovo spawn. Ma Cristo Dio. Ma ancora che era un impostore. Ma come po- Beh, spawn. Cosa? No, niente. Così. Dove eravate? Tu dove eri? Io ero a, a destra, a navigation. Zarengo, dove li hai trovati? Indovina. Io non ci posso credere! Indovina. Ho capito adesso cosa è successo. Sapevi. Il cretino si è fatto esplodere la bomba da solo. Cosa sta succedendo in quel momento? C'erano le comms attive, spente. Allora? Comms. Ho trovato comms. Per ragazzi? Boh, io sono scesa a inizio game, poi stavo risalendo verso l'alto. Dai, su. Secondo te chi è stata? Io ho espresso il mio voto. Porca di quella puttana. Se non beccavo quei due di cui so il ruolo e devo buttare un ruolo a caso a voi e devo pensare che ruolo avete. Porca merda. Serena Snitch. Serena Snitch. Snitch? No! Era la call definitiva, allora, io che mi auto uccido con la bomba, camper che mi salva, alibi di ferro. Come facevi a sapere, devo votare che uno di quei due è il cattivo, ma probabilmente mi sbaglio perché devo come fare la guess. Come fai a sapere che avevi lo scudo, Giova? Non vedi lo scudo? Figa, basta votare camper Andrea, meglio ero medico e ho vinto. Giova, come no, fai a loro due come facevi a sapere loro di avere lo scudo? Come facevi a sapere di averlo? Che cazzo ne so, non lo sapevo. Infatti tu mi stavi indagando, non capivo niente. Scusami, tu ti saresti fatto esplodere. Non avevi lo scudo perché sei solamente scarso. E questa è la spiegazione. Io mi sarei fatto esplodere per sbaglio. Nel senso che ho fatto la botta, sono scappato, poi ho visto. Ma non sono morto. Buono. Pensavo di aver fatto all'ultimo istante. Io non ci posso credere. Era la play. Io non ci posso credere. Sei riuscita a istarla pensando. Era, ragazzi, era la play definitiva. Che ruolo avevate voi? Non hai votato. Scusa, ero investigatore io. Tu ti sei auto-ucciso, ma avevi lo scudo, quindi hai fatto la play 200. No, no, comunque, era rimasta Serena giullare, spawn impostore. Sì. Infatti, io me la sono giocata Serena, male perché potevo uscire cos'è che era? Quando avete ma come Serena giullare? Io ho votato Serena giullare. No, hai votato Snitch. Hai votato Snitch. Mamma mia, Spawn, sei proprio. No, giuro che stavo pensando al Jester, ma sono stupido. Grazie, Giuchio, per le 5 sub gift. Mi pare fossi tu. Sì, grazie, Giuchio, per le 5 sub gift. Gentilissimo. Non è possibile. La partita non può essere. Cioè, cosa. Non può essere. Vabbè, spia. Cioè, quello che è successo prima ha del fuori di testa. Io devo smettere di scudare a caso. Scudo per il content spawn. Caffetteria. Weapons, shield. Che palle le comms. Quello si era pure ammazzato da. Si era fatto esplodere da solo. Si era ammazzato da solo. Hello. Giovanni, allora, ma io non ci posso. Ragazzi, hanno messo più difficile la testa. L'ho fatta 15 volte. Mi trovo i cadaveri sotto i piedi. Giovanni, ero lì. Ho visto morire la gente con te sopra. Ti sei messo a fare la testa subito dopo. No, io ho fatto tutto, la testa però... 16 volte. Non mi è venuta. Vero. E adesso sono pure il colpevole. Ti giuro, c'era una terra morto. Che non avevi giusto. Però c'era. Hai ucciso l'altro? No, ma guarda che il bombarolo può aver piazzato una bomba. C'è sempre quella possibilità lì. Oddio. Ma sì, allora mi hanno scusato. Perché io ero sopra la tessera con un morto sopra tutti i piedi. Magari il medico magari è saltato in aria a fianco a te. Infatti se magari è magari morto pure l'impostore. Ma può essere mille cose. Ma e Nova, cosa facevi tu lì ad esempio? Io ti sto guardando, sono rimasto immobile a guardarti. Beh, perché lui che stai facendo tu, quindi non stavi facendo la tessera tu. No, t'ho visto, c'è una persona, che faccio? Ma allora è Nova, ragazzi, è Nova e votiamolo bello bello pesante. Ci potrebbe essere il giullare, cioè, vero, nel senso. Ma mi devo ricordare i ruoli. Non si può neanche votare.
Io dico solo che ti ho visto lì alla tessera con uno morire mentre faceva la tessera. Io ti dico, credimi, non credimi che ho fatto 9 volte la tessera. Ma no, ma non eri manco lì. Non eri manco lì, Nova. Non era di fronte a me. Ma hai rubato il cadavere di Attilio. Chi ha fatto la tessera anche è stata Serena assieme a me. Sì, io ho fatto la tessera. Sì, voi l'avete fatta un po' prima di me. Per me è stile Giovanni. Non è Giovanni. Parli in terza persona? Sì, sentita. Sta attento, Spawn. Bombarolo è proprio forte come ruolo, porco due. Ma non era un bombarolo quella roba? Grazie, Danny, per l'abbonamento. Benvenuto. Sì, bombarolo è particolarmente fastidioso. Dopo forse lo leviamo perché è veramente rotto. Guarda, io so già che qua ci piazza la bomba Spawn. Spawn ci ha piazzato lì la bomba. Ha messa lì la bomba. Io mi metto qua. No, è scappato. Se me muore. Ah. Esploso qualcuno? No, incredibile. Oh, chi me rincorre? Ciao Sere, te lo meriti. Allora, ciao. Allora, parlo io. Adesso parlo io. Allora, perché ti l'ha detto Sere, te lo meriti? Raga, chi è quello rosino? Ah no, ma è morto. Chi è quello rosino? Giacomo? No. Non lo possiamo sapere, cioè, no, non so quale colore io sia, scusa. Vai, Gio, c'è Serena che è rosa e c'è rosino / lilla che è un'altra persona. Perché vi spiego, io vedo i passi delle persone. Ok. Bene, cioè quindi è investigatore. Cioè è già morto, va bene. È morto. Cioè, è morto. Non si doveva dire. Perché? Joe, non puoi parlare, buttati. Bravo Joe. Vabbè, la call di Joe era su Rosino. Quindi Rosino può essere Giacomo. Cioè, Cocco è beige, Giacomo, per me è Giacomo, sì. Per me è Nova. Nova è blu, beh scusa, nessuno è rosino, Spawn è azzurro, io sono rosso, Rage è nero, Cocco è beige, cioè, rosino sarà Giacomo, dai, votiamo Giacomo. Io ero con Gamber prima delle combo. Secondo me si è suicidata con la bomba. Ha fatto una call e quindi seguiremo la call del morto Joe per onorare la sua memoria. Poi mi fa ridere che ha visto i passi. Ma con come è morto? L'assassino nel meeting può votare indovinando il ruolo. Ma si possono vedere i passi con le comms? Appunto. Evidentemente, boh. Beh, qualcuno. Io vado Spawn. L'assassino ha indovinato che lui era l'investigatore, quindi immagino che gli vedesse i passi. Cioè. Quello è sicuro. Quello cazzo è sicuro. Joe era l'investigatore. No, quello è sicuro proprio. Oh, una fuori Rosina Giacomo. Grazie Eli Moonrise per l'abbonamento. Benvenuto o benvenuta. Avete capito, no? Se uno si dichiara proprio ruolo, l'assassino può ucciderlo durante il meeting. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per arrivare a fine mese. Shield, ci va Cocco, Weapons, Caffetteria, Rage. Ma che ci fa la Spawn a Storage? Elettrica, Double Engine. Security, Rage va in elettrica. Qualcuno che botola, no? Dai, voglio vedere qualcuno che botola, ve prego. Ok. Vabbè, corro, che devo fare? Vaffanculo. Non riesco a fare le comms. Ok, il Jester è morto. Ho visto una doppia. Oh, per me è Spawn. Perché dovrebbe essere Spawn? Perché è Spawn? È finita. Always sus, Cocco. Per me è Spawn. E per te Rage chi è? Non lo so, ho visto solo due mini grigi esplodere. E dove li hai visti? Aspetta, dove li hai visti? In comms.
Beh, io non sono l'assassino. No, non lo so, io ero tutto a sinistra. È vero, è comunque. Cioè, io Cocco dalle telecamere l'ho visto shiftare da destra verso l'alto. Non è vero, ma che cazzo stai dicendo? Ti era a sinistra. Ok, Rage ha fatto espandere la bomba e ha beccato l'Insta Report. Dai, votiamo Rage. Ma porca merda. Vabbè, il mio ruolo non funziona. Come non funziona? Rage, sono io. Fammola sì, veloce, ecco. Così finiamo. Giovanni, non sai far funzionare il tuo ruolo? Non è possibile. Non è vero, non hai capito. Che mi ha votato? Spawn. No, non c'era il tiebreaker. Ma Spawn, ma che cazzo? Ma Spawn, ma... Andrea, ma se non sai giocare, non parlare! Ma Spawn, ma per favore, ma... Ma perché Spawn non poteva votare più di una volta? Ma perché Spawn non ha votato più di una volta, scusate? Esatto, scusami, il Mayor mica può... Perché Spawn non è capace? Siamo morti, ciao. Mi sto facendo sotto risate. Beh, perso poco ma sicuro, Spawn non ha saputo fare il sindaco, non so che di... No. Bravo Spawn. Easy game. Bravo, il mio figa di ruolo non li accumula i voti. Ne ho usati due prima e poi ne aveva solo uno. Pensavo ne avesse ancora due, ma non ha accumulato neanche il terzo. Bombe. Io ho sbagliato il 50-50. Comunque mi ha ammazzato lo sceriffo. Complimenti, Spawn. Complimenti. È uno scudato Spawn. Quindi io ho sbagliato i voti e può votare esatto. Cocco era il giullare, Spawn era il sindaco e... No, Spawn era il giullare. Sì. Io ero il sindaco, ragazzi, e io ho votato Rage, poi l'unico che ho votato giusto ero. Vabbè, nessuno ha votato nessuno. Abstain. Lo farà Abstain, ok. Vabbè. Comunque ti ho scudato all'inizio, per quello sei sopravvissuto. Chissà quanta gente mi ha provato a uccidere. Eccoli dentro. Ah, c'era una bomba. Pensate, davvero avevo fatto la tripla. Avevo fatto. No, ragazzi, manco io. Ma come manchi tu? Manchi tu. Io stavo ancora contemplando la schermata. Allora usciamo. Leave game. Mannaggia, Giova. Porco duel. Oh, ma che fretta, ragazzi, avete di iniziare? Accumulatevi in centro. Oh, siamo in stream, sai, vorrei fare del content. Non vorrei stare in raga, venite in caffetteria. Venite qui. Codice in chat admin. Mi faccio una sorpresa. Figa. Gamber. Axel. Gio morirà. Ciao, Axel. La corrente e la connessione. Ma sì, l'abbiamo capito. Se fosse notato. Se vuoi qualcosa di Audacity, te la posso fare ripartita molto. Sì, fammi ripartire Audacity da adesso. Ma figa, ma ero... Il codice è... Axel cambia colore. È troppo bello. Sì, ragazzi, sui server moddati i codici sono parole di senso compiuto, va bene? Ah, ok. Culo, ecco, l'unico game. Il codice. Cazzi, quindi. Infatti si chiama sesso, what the fuck? Volevo dirlo, ero di... No. Vabbè, già, complimenti. L'unico game per lo sceriffo. No, il Bomberman è bellissimo. Ma è fortissimo. È forte, cioè, non è troppo rotto. Allora, Camper, allora, c'è un problema. Il Bomber è forte se uno sa giocare. Ma è facile, ma basta che piazzi una bomba davanti a quello che vuoi chiamare. Devo il range più piccolo e basta. Piccolo passo per l'uomo. E si può. Grande passo per farci arrivare a fine mese. E faccio che il Bomber non può votolare. Diciamo così. Votolare? Non può votolare. No, era grazie bella la dinamica Mirko. Di bomba botolo. Vabbè. Grazie Mirko per l'abbonamento. Ti suicidi, sì, poi là c'è lo scudo. Può diventare un berserker praticamente sto Bomber. Però sta vincendo tutto il Bomber. Se sono lo sceriffo sparo subito a 9. In realtà è l'unico game a Bomber non vinto, quello che ero io. Bello, signori, bello. Bello de papà, mi piace fare il giullare. Op! E mi nascondo qui. Sono il giullare, per vincere devo farmi votare e farmi cacciare fuori. Tutto semplice, no? Neutrale inteso perché non è un impostore, non è manco un crewmate, gioca da solo. Il giullare può botolare, però non può, come vedete non posso muovermi. Di Nova mi sa che ha visto. Oh, io me ne do. Io me do. Dice Attilio. Salve. Pronto? Ok, non trovo il cadavere e basta, scusate. Non era l'impostore. Ma anche io lo stavo trovando. Se non c'era il cadavere c'è il rischio che l'altruista si sia sacrificato. No, c'è. Vabbè. È perché io era Rage che era nero dentro nelle inferiate di Shield. E vabbè. Ok.
Allora, io sono andato a destra all'inizio. Io ho visto Attilio in camps. Non ho capito del corpo. Era Shields in basso a destra. Adesso vi racconto opzioni, un po' di cose. Come hai fatto a vedermi? Vabbè, non è perché ho dato la faccia. Due opzioni. Ah, okay. Due opzioni sincere. Axel o Giacomo? No, Axel e Giacomo erano più o meno con me. Anche Serena è passata da destra per prima. Axel stava facendo probabilmente Nova gli asteroidi. Era motore alto e sì, Nova e Serena erano a sinistra alla fine. Allora, okay, io non so, io stavo facendo la carta in realtà, però non lo so. Fermi. Io ho fatto sì destra a inizio game, sono arrivata fino a navigation ed ero insieme a me, cioè io in navigation. Joe, esatto. Io poi sono tornato su in caffetteria per andare sotto. Esatto. Sì. Lo so che tu sei passato per caffetteria, poi sei andato a sinistra. Io ho lasciato Giacomo e Spawn a destra. Io poi sono scesa in storage e mi sono ritrovata con Sarengo, credo. Non è vero. C'è. Io non mi sento di incolpare né Axel né Giacomo. Io ho fatto pallini, poi tessera e poi pallini di nuovo. Per accumulare voti come faccio? Non devo votare, giusto? Devi fare forse dichiarando di essere il sindaco. No, la domanda. Fare abstain che non ho fatto prima. Non sapevo, grazie. Ah, sei meglio? Grazie Matteo per il l'abbonamento, benvenuto. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per farci arrivare a fine mese. Ma quanto mi piace questo questo jingle. Dai, ti prego, qualcuno stabbi qualcuno. Ero un ratto nelle botole. Camper, e ho visto Joe stabbare Serena. Mi spiace, ma la polizia ti ha visto. No. Ma cosa stai dicendo? Ma come cosa sto dicendo? T'ho visto. Ma cosa stai dicendo, bro? Io ero letteralmente dalla parte opposta di dove hai detto te. Sì, peccato che non c'è il Morphling, quindi... L'assassino può giocarsi Jester su Camper, se volete. Ma peccato che ho due occhi. Vorrei troppo conoscere. Quindi voto ti Joe. Seguo da quando ho 16 niente, anni. Niente, vabbè, ragazzi, sì, cioè, però io non so che cazzo è. Votatemi, boys. Io non so. Ma che votatemi? Ma come? Certo, potete votarlo, porco due. Vi sto Mi sto facendo vincere il game, Dio buono. Ma lui dice che è nelle botole dando ruoli, poi. Spawn, tu sei il Jester, l'abbiamo capito. Basta. Ma così. E cioè, lo sa di essere fatto la cappellata. Guarda, sei pure niente violenza sulle donne, Joe. Non te l'accetto. Non te l'accetto. Riprova, Joe. Allora, grazie, Mirko, per i 50 euro. Gentilissimo. Veramente grazie mille. E sì, ho appena giocato da crewmate. Lo so, dovevo essere un giullare, però... Te devo dire. Meno un impostore lo togliamo dai coglioni. Meno uno, eh. Cioè, che ghiro di metterne... davanti a cocco così. Almeno uno lo cacciamo fuori. Che se no è il rischio, eh. Il rischio che gli impostori vincano. Quindi uno lo buttiamo via. Però adesso come cazzo faccio a farmi votare? Mi voteranno mai? Sono cagato addosso. Basta! No, fermi. Io ti voto adesso. Io ti voto. No, è successa una cosa strana. Buttate fuori Sarengo adesso. What? Sì, ma dici il perché. Allora, io volevo dire che stavo andando a fare lo scan in Med Bay. Non c'era nessuno sullo scan, ma mi diceva waiting for Rages. Quando esco da medico per chiamare il bottone, entra Sarengo in Med. Rage è morto. Buttate fuori Sarengo. What? Ma aspetta, la difesa, vuoi sentire la difesa pure? Non ho capito. Ti ha accusato allora, perché ho chiamato... eri in Med quando ma tu hai chiamato l'emergenza per quale motivo? Scusa, Attilio. Ho chiamato l'emergenza perché sono entrato in Med Bay per fare lo scan. Sullo scan non c'era nessuno, ma mi diceva waiting for Rages. Che vuol dire? Sarengo pensavo che fosse successo qualcosa. Il Jester. Quando scusami, entro... ma Rage è morto. Se non vedi nessuno, ma se non vedi nessuno. What? Non ho capito. Che sei buggato? Cazzo ne so. Rage è un cadavere, probabilmente capito, come, ma tu mi hai detto che in Med hai fatto lo scanner e Rage c'era. Ma poi Rage che era morto a destra. No, allora a Med. Ma Rage è morto inizio partita. Esatto. A me sullo scanner non c'era nessuno, però non mi faceva fare la task perché lo faceva il fantasma del morto.
È così buggato questo gioco. Sì, vabbè, schifate. Io sono un cretino, scusate. Giacomo, Giacomo, vabbè, sì. Niente. Continua, continua. Sì. Ma io non capisco che colori siete, figa. Io accumulevo il colore. Io sono l'arancione. Giacomo è il violaceo. Il violaceo. Il lilla. Oh raga, se la gol di Attilio era giusta, rischiava di finire il game. E io ho bisogno di farmi votare. Dovevo in qualche modo salvarmi. Certo che poi volevo cacciare fuori Joey a tutti i costi, con tutto il rispetto. Prima ho fatto il crewmate. Ma come faccio a non uscire fuori e a cacciare fuori Joey, dai, su. Sì, non posso muovermi, quindi il gameplay sarà molto... Mi posso solo nascondere, così evito che la gente mi uccida. Poi me lo sentivo, no? Me lo sentivo che Joey uccideva... Oh no, Axel è qui. Mi sentivo che Joey potesse uccidere Serena. Axel che fake le task. Allora, c'è una cosa che mi fa un po' arrabbiare, perché ho visto Axel che stava fermo in elettrica, mentre le luci erano spente, lui stava là e non faceva niente, aspettava una presa. Ragazzi, io posso fare una call sopra le cose. Stavi in elettrica. Posso fare una call aggiuntiva. Perché non hai riparato le luci? Che fai? Luci spente, fai le task? Non è che tutti hanno la torcia, eh. Allora, io posso fare una cosa aggiuntiva su Axel. Quando è nella pre-engine si è messo a fare una quest dove era impossibile raggiungerla, perché ci ho provato pure io. Axel sarà poi scendo sotto, lì, poi scendo sotto per le luci e eri in alto a sinistra quando tutti eravamo a fixare le luci. Ragazzi, occhio al jester. Occhio al jester, non facciamo casino. Perché il punto è questo, che era troppo, cioè voleva farsi vedere lì, voleva farsi vedere nella botola. Quindi o il jester e sta trollando di proposito, oppure sta trollando e basta. Camper, se Axel fosse stato l'impostore, tu saresti già morto. No. Perché sei rimasto in due in Electrical per tipo 20 anni. È vero. Secondo me Axel ha stream sniperato il mio ruolo e sa che non... pure. Non lo puoi uccidere, sì. È vero, eh. Noi bisogna calcolare anche queste cose qui con Axel, eh. Io tengo il voto del mio schermo in cui sono tutte le pagine. Giacomo, ti voglio rapido, 1-2. Certo, bro. Andiamo, la portiamo a casa questa, te lo dico Giacomo, la portiamo a casa. La portiamo a casa. Nessuno ti toccherà. Dai, su, Nova, vota. Dai, Nova, vota. Mi tengo il voto per il, così posso dare più. L'assassino non può uccidere. Lo sapevo, ditemelo, non lo sapevo, c'era pulsante, usa quello. Io che sto assassino, perché Joey, perché non hai stabbato, non hai ucciso Nova prima? Naccio la puttana, comunque l'impostore è Axel e... Un piccolo passo per l'uomo. Peccato che l'assassino probabilmente era... L'assassino era Joe. E quindi Joe non può killare nemmeno Nova. Basta, figlia. Giuro, siete peggio dei call center. Silenzio, silenzio. Dai, sì, lo so che trolli, dai, su. Cosa? Cosa? Grazie. Allora, Sarengo, Giacomo, non sono assassini. Io invece ti posso dire una cosa, Spawn. Stai dicendo un sacco di minchiate. Io, questo è il mio lascito. Addio mondo crudele. Giacomo Sarengo, non sono assassini. Va bene. Perché questa call? Almeno c'è un motivo. Prendiamo il mio lascito e la buttiamo via. Vabbè. Non ammazzatemi però. Come no? Adesso vengo a ammazzare di Spawn. L'assassino è morto, Cioè, o stanno giocando a due pippe o l'assassino è morto e sepolto. Wow, Matti, ma come ti permetti? Oh, mi ferisci così, Piano! Tiebreaker no, non l'hai fatto, tiebreaker. Tiebreaker non l'hai fatto. Vediamo. No! Ma possibile che gli impostori siano tutti morti?
possibile? Possibile, ragazzi? Però se non mi nascondo mi stabbano. L'Arsonis non c'è, il piramide non l'ho messo. Quella botola? Non posso usarla. Oh, c'è un morto allora. Ah, buonasera. Ritiro tutto, ritiro tutto, ritiro tutto. Max, ritiro per caso tutto. Hai ucciso quello col bait? No, fortunatamente no. Stavo facendo il fusibile dentro communication e mi sono trovato un cadavere smembrato davanti. Ritiro tutto, ho la visione, Sarengo il cattivo. Oh, ok, no, ah, come fa a essere Sarengo il cattivo? Scusa, so snitch. Ma te lo posso dire io che figa c'ho i pallini colorati. E Sarengo era in electrical mentre. Sì, avevo Camper proprio la freccia che menava sulle botole di elettrico. Okay. È Sarengo. Prima io pensavo di aver finito le task, mi mancavano i cavi, ancora uno di tre cavi. E quindi non avevo i nomi delle persone. Io rimango della mia idea che sia Axel poi. Axel sta trollando. Cioè, no, ragazzi, guardate, Sarengo, vi taglio le mani. Axel. Ma vedo i nomi rossi. Ok, quindi Spawn e Stitch. Ma assassinatemi e votate Sarengo. Sarengo, votami come Snitch e poi assassinatemi. Va bene. Beh, faccio Sarengo il mega voto. Fai il mega voto, sindaco. Tutto su Sarengo, no, ma vai. Va bene. Tu mettiglieli tutti. Ma se lo faccio, Masco, se muoio prima, che accade? Ah... Oh. Quasi trollata, ragazzi. Quasi trollata, ma ci siamo. Ragazzi, senza la botola il bomber è molto più difficile del previsto. Okay, Andrea, devi mettere un ruolo in più. Ma soprattutto Axel che si salva, metto la bomba davanti a Elettrica e lui va a fare il task invece di correggere Elettrica. Sapete e si salva. Sapete chi era il giullare? Stavo impazzendo. Vi ho cacciato fuori Joe. Ho messo tre bombe. Le siete riusciti a vedere tutte quante? Siete riusciti? Volete sapere una cosa? Io non ero sindaco, volevo baitare l'impostore, non l'ha fatto. È perché l'impostore è stato già buttato fuori. Serve un ruolo in più? Ragazzi, lo potevate capire. Sì, perché io ero crewmate puro, pensavo di essere lo snitch. Comunque vi siete confusi tantissimo col jester, cioè, nel senso Camper ha detto ero sotto una botola, era l'unico ruolo. Sì, ma infatti io avevo paura che lo uccidessero. L'unico ruolo che può... Mancava l'ingegnere. Non bombarò. Ah, infatti, ora perché l'ingegnere non c'era, non stavo capendo. Mancava l'ingegnere, ecco. Ora ho messo l'ingegnere. C'è l'ingegnere, sì. Crewmate. Dai, sceriffo, te prego. Ah, basta, fa il medico. La common qual è? Boh. Ah, fix light. Strano che non chiamano le comms con la spia. Basta! Che è tutte queste emergenze? Sì? Mi puzza. Basta. Il bomber da parte del signor Camper. Votato. No, sarà il giullare, dai, basta, skip, via. No, è... Dai, pagliaccio, togliti il naso rosso, skip. Dai, sono skip. Cocco ha fatto il giro sus degli assassini, no. Qui lo dico. Vero, sono Cocco, lo confermo. È andato in comms, dove si fa le comms, è andato un attimo sopra, perché? Avrà messo la bomba, no, e poi è uscito. Perché? Non ma hanno chiamato le luci. Perché hanno chiamato le luci, brutto idiota. Sai cos'è? Ma aspettavo chiamassero comms, qui sono andati in prefire, brutto idiota. Perché dovrebbero chiamare comms? Perché adesso è così che si dovrebbe giocare a questo gioco? È come se sono troppo forti. Andrea ha segato il suo meta e si aspetta che tutti giochino il suo capito? Meta. Cioè, scusa, ci stanno le spie che vedono i colori e chiamano le luci. Ma che cazzo te ne fai delle luci? Io tu sei la spia. Mi sei buggata la visione a me, vedo più ampio. Vabbè. Sei puoi avere la torcia. No, sei soltanto l'impostore. No, l'impostore cede. Ma gli impostori non possono avere la torcia, quindi... Perché ci sono 5 gesteri in sta partita? Beh, uno è Nova, quindi... Tenetevi buona la call che ho fatto. Ma stai zitto, popi. Ma tenetevi buona la call su Cocco, che se muoio è lui, figa. Eh sì, funziona così. Beh, esatto. Adesso Ranger, non chiama più l'emergenza che l'ha finiti. So la psicologia di tutti. Certo. Ma pensa a te, Cristo Dio... Comunque rompe le palle. Io sono sicuro che non sia nemmeno il gesto. Devo solo rompere il cazzo con i suoi gol di merda.
Le mode le ho scaricate, non mi ricordo dove. Poi vi giro, poi vi metto nel, poi a fine stream vi mando il link in descrizione, cioè qua nei commenti, faccio copia e incolla, vi giro il link. Vedi, hanno capito, hanno di chiamare le comms. Oh, ma minchia, non mi ricordo, sono così tanto disabituato a fare le task che so manco fare le task. 8 morti? No. Pronto, pronto. Ma l'ho detto, no. Questo qui mi ha ammazzato il coso che autoreporta, allora. E lui è cattivo. Io vedere morte. Niente. Io vedere grigi però. Sì. Però chi c'era l'altro lì? Ero io, a fianco a te. Non eri. Dov'eri Cocco? Dov'eri Cocco? È in comms, sei andato, cretino, l'hai riportato lì. Sì, ma ero sopra il corridoio io. Come tutti. Insieme accanto a me che stavano passando da Shield. Che sei coglione. E che cazzo ne so, ma non eri. Non sono manco passato da Shield. Ma che cazzo dici? Vabbè, non posso. Dove erano i morti? Cocco in effetti era in elettrica con me. Cocco in elettrica con me. Rage era navigation con me. Sì, e sotto comms c'era anche io. Ragazzi, c'è una cosa abbastanza importante in realtà. Comando reparte admin. Basta perché ero no, no, io ero ad admin. Verso la carta, era tanto la carta, ma ero verso lì. E c'era Giacomo che è uscito, avete chiamato pulsante, letteralmente Giacomo è morto fuori da admin, a sinistra, nel corridoio di quello centrale. Ora, potrebbe essere lì stare no, il fatto, no, l'impostore poi è entrato in admin, solo che era grigio, non lo vedevo. Quindi è rimasto in admin, avete chiamato il pulsante. Dove stavano le kill, Cocco? Sopra, cioè tra comms e poco sopra comms. Era dentro. Io stavo comms. Spammando report e basta. E quando sei tutti grigi ho detto Cocco, Sussi, Bacca. Always Sus. No, Cocco è innocente, secondo me. A Cocco ha fatto pure il giro Sus prima. E lo so. Vero. Forse buttami fuori. E io l'ho votato. Uno l'impostore è spawn, l'altro non. Ecco, dai. Sceriffatemi. Se avete le palle, eh? Sceriffo, guarda, su questo qua. Minchia, che esplosione atomica che ci sarà. Mi ha messo una bomba lì, Attilio. Dovrei scudare qualcuno, però non mi fido di nessuno. Cioè, che devo fa? Sì, puzza di doppia. Dai, Rage, piedi lo scudo. Mi sembri safe. Oh, Spawn ha deciso di uccidermi. Ma chi era questo Axel? No, Cocco. Dove? Sì. Oddio. What? Ottimo. Come Nova morto? Bomba elettrico? Qualcuno sa se Nova era lo sceriffo o meno? No, non lo sapevo. Allora, vi spiego tutto. Nova ha fatto una call di aver fatto la carta che non c'è neanche la carta prima. E ho detto, Sus, ha fatto un giro veramente a caso, Nova, veramente a caso. E poi mi è passato a storage. E io sono andato a comunicazioni e ho trovato il cadavere di... uno, credo, Sarengo. Arancione era. Ah, si vede in trasparenza cosa c'è sotto. E poi sono tre morti. È lo sceriffo. Secondo me il Bomberman si è ammazzato da solo. Io ero in elettrico con Attilio. A me e Axel. No, me e Rage. E mi pare che c'era anche Axel. A un certo punto. Dove eravate? Sì. Io ero in elettrico con. Sono sicuro di aver visto Attilio. Non mi ricordo l'altro chi era. Ero io. Axel e a fine game Rage. Ragazzi, Cocco e Sus dal primo passo che ha fatto in questa partita. Ve lo dico. Votate Cocco. Votate Cocco. Ma c'è stata la bomba lì. Se o l'ho messa io la bomba o l'ha messa Cocco. Ma non ero. Allora, dove? Quando? Dimmi questo. Io ho trovato un morto a comunicazioni. È lì qualcosa è successo. Qualcuno deve esserci stato. Loro non che c'erano. Cazzo c'entro io? Cocco, il tuo primo passo in questa partita era sospetto. Passo per l'uomo. Dici? Passo per sì. A fine mese. Eccoci qua. E Cocco si è ucciso da solo. Ho provato. Ti sei autovotato assassino, Cocco? No, volevo ammazzare te. Io sono investigatore, il tuo primo passo era il più sus. E ho sbagliato.
Pensavo che merda. Cazzo di spia. Grazie Diana per l'abbonamento e la sub gift. No, c'è ancora. Grazie mille. Comunque, alla fine Giacomo era Jester. Sì. Passo per farci arrivare a fine mese. E no, c'è ancora un impostore che è quello che avevo no. No, ah, ok, ok, ho capito. È Axel. Che altro volevo dire? Era lo sceriffo. Ma l'ingegnere non me l'ha preso come ruolo l'ingegnere. No, non c'è l'ingegnere. Non vale i ruoli quelli del gioco originale non valgono, bisogna mettere l'ingegnere quello del Tiger era troppo veloce. Altro c'è un problema con la spia, ragazzi. Porca che quando guardi i colori con la spia sono tutti sballati. Cioè non sono sballati, li ho visti io. Sono sballatissimi, non corrispondevano. No, non corrispondevano a me. Ma come no? Sono giusti. Ma tu sei matto, ti giuro. Ma poi non devi capire che cioè Giacomo non è rosso perché ha la skin e basta che è rossa, capito? Ah, orco 2, non ci ho pensato quella cosa. Con i colori degli omini. Serena è morta a Shields. E non so un cazzo. Sicuramente non è Rage. È sicuramente. Vabbè, Axel, ciao Axel. Dove è morta? 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 Shields. Axel camminava da quelle parti. Ma io l'ho visto anche arrivare da sinistra a chiudere. Vabbè, Rage era con me. O è Attilio o è Axel? No, io sono di nuovo crewmate normale, non l'avete sì, aggiunto sì, 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 sì. Ma poi fai uno screen. Stai cazzarando. Io ho visto i passi, non capivo perché vedevo due persone una sopra l'altra. Invece, dalle telecamere vedi la skin in trasparenza sopra alla skin messa. Quindi vedevo due persone, una grigia e una col cappello. E sempre Axel, era uno solo. E Axel camminava dal lato di caffetteria, diciamo, di là. Grande passo per l'altra parte, quindi. Shields è lì, E finalmente sia il bomba. C'ho due bodole. No, ma per esclusione Axel. Potrei essere io, sì, è vero. Oppure Attilio ci sta gabbando. Rage. Io non voterei. No, perché se io sono l'impostore vuol dire che Axel è il jester. Io non mi metto a votare il jester. Se è perché sono Rage non può essere il jester che non vuol prendere una perché posizione. Perché sta lasciando le task, no, secondo me lo Stitch. Siamo in quattro, se votiamo per sbaglio uno che non è un assassino è finita. Ah, è vero, figa, siamo in quattro, skippate allora, scusate. Semplice, però è Axel, chiaro, cioè, conciso. Vabbè. skippate. Ah, ok. Lololololololol. Skip. Lololol. Hanno finito. GG. Era giusto? Era giusto. Il mio intuito. Vediamo se rabbia la snitch. Ho fatto un'esplosione kaboom. Ero l'altruista e io mi mancava una task. Grazie Valentina per i 10 euro, gentilissima. Grazie Procio Doki Miguel per l'abbonamento, benvenuto. Devo mettere l'ingegnere perché a quanto pare l'ingegnere non me l'ha preso quello originale. Devo mettere quello modato. Grazie Stefano per l'euro. Vogliamo cambiare impostore e cambiare ruolo di impostori? Sì. Che vuoi mettergli? Cioè. Non lo so, metterei il blackmailer. Ok, il blackmailer praticamente sì. Ha la possibilità di silenziare una persona e quella persona silenziata non può parlare durante i meeting. Figo. Quindi te lo ammazzo, ti blackmail, lo ammazzo un tizio davanti ti blackmail a te. E ti ammazzo tutta la gente davanti. devi fare l'omerto, devi rende omerto. Grazie Procedochi Miguel per la sub gift. Quando la rinfaccio a te ti dico ma non puoi neanche riportare? Sei vivo ma non lo so, penso di no. Può riportare, si può riportare credo però zitto. Ma scusate, mutato perma o per no, un no, per quel round. Per quel round. Il punto è come facciamo a capire che siamo mutati? Lo capisci, lo capisci. No, lo vedi, c'è la schermata. Il rosso il nome. Il fatto è che si viene mutato per un round e il round dopo lo rimuti. Si rimane un altro. Crewmate, vediamo un po'. Snitch, porco due, è il ruolo che più odio. Mi tocca fare tutte le task. Non è possibile. Che palle, non voglio fare tutte le task. La common su pure i cavi. Mannaggia, se me devo sbrigare, fa tutte le task. Che ruolo noioso. Che vergogna di ruolo. Che cazzo c'ho le task? Oh, qualcuno ha botolato. Ma penso che lì ci sia il giullare, no? Possibile che... Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per farci arrivare a fine mese. Grazie Elena per la sub gift. Controllo una cosa,
Ah sì, sei te Elena, quella che ci ha fatto il jingle. Non mi ricordavo il cognome. Elena è lei che ha cantato questo jingle. Oh. Mm. Allora ha riportato Axel. Io infatti Mi sono Nicole per riportare Serena. Dov'è? Un piccolo passo per l'uomo. Era in communication, camere in marrone, ma non, cioè, no clue. Stavo venendo da navigation, l'ho trovato lì sdraiato, così. In elettrico c'erano Rage, Serena e Attilio. Sì, io ho visto delle cose strane. Ho visto a inizio game Giacomo che mi ha botolato in faccia e poi adesso in elettrico mi ha botolato Rage. Ma che cazzo? Allora, Serena, io ti ho sempre detto di separare i cassetti delle medicine con gli psicofarmaci, ok? Io non giuro. Ho botolato, ero fermo lì a fare il download. Che non sta parlando? Io sono crashato. È un po' fuori di testa, Serena. No, io all'inizio game ho visto già come avevo botolato in med. Non ho mai botolato, Serena. Andrea? Io ho visto Andrea che era... No, ma nessuno è stato blackmailato? No. No. Io... vabbè. Punto. Perché sapete che non nessuno è stato? Perché... porco Dio, abbiamo testato le cose. Blackmail lo vedi che è mutato. Dov'eri? Volevo autofakearmelo il prossimo round. E perfetto, quindi... spombutato. No, ma no. Mutato. Sarà il jester, è ovvio che può essere mutato. Fuori. E si vince... No. E si go? No. Grazie mister D1390 per l'abbonamento, bentornato. Allora, dovrei fare tutte le task. Mannaggia a me, dove è caffetteria? Empty garbage, dove cazzo sta? Ecco. Che posso dire? Grazie per i 20 franchi, gentilissimo. Sono franchi svizzeri, no? CHF. Gentilissimo. Non ho seguito nessuna call prima. Ho il dubbio... Giacomo ha botolato. Può essere l'ingegnere, come può essere il jester. Penso sia l'ingegnere, poi magari mi sbaglio. Dai, ma mi sei chiuso pure il coso, ma che cazzo vuol dire? Hello? Ah beh. Ci sta. Hanno ucciso l'ingegnere? Penso di sì. Metti le mani nel sederino. Ma c'erano le comms, era tutto grigio. Per l'uomo. Sì, certo, la rincorri così ti stabba pure a te. Ma che vuol dire? Era tutto grigio, c'erano le comms attive. Mi sono dimenticato di togliere le comms con i colori. Che hanno rotto le palle. Considera una cosa: se ha ammazzato qualcun altro, l'ha ucciso in cooldown. Quindi non te può ammazzare. Già. Sì, però se chiude le porte. Non può chiudere le porte con le comms. Potevo vederlo comunque. Hai i passettini allora? Dimmi che passettini aveva. Non dimmi ho i passettini, avevo un altro metodo. Oh. Vabbè. È la spia? Ma non lo so. Cioè... Non lo so. Instarep. Non lo saprai mai. Lo sto metodo. No, scusa, io vedo un cadavere. Se dice il metodo può morire. Ti posso assicurare che non è stato camper, perché io ho visto una persona sgozzare, camper era a fianco e quella persona è scesa verso shield, quindi non so chi sia. Ok. Io ero a pallini. Perché... Niente. Ah, io ero a reattore. Spuna aveva firmato la sua condanna a morte. Io ero a reattore. Io ero elettrico. Io ero sopra la testa di Giacomo. Ero in engine a sinistra. Io weapons. Vabbè, comunque. Come engine? Ma dove sei passato? Sopra o sotto? Sopra. Salvo. Salvo. Mi potete ammazzare per favore, che sono una spia.
Non mi ricordo dove c'ho le task. Canaglia. Upper engine. Reattore elettrica. Duine elettriche, muoio. Oh no. Ok, fatta. L'altra è qui. Veloce. Devo darmi una mossa. Andare in reattore. Morire in reattore. E chiudere questo game noioso. Non è possibile pure questa. Oh, so ancora a contare. Incredibile. Wonderful magic. Ma qui non c'è una task da fa. Ah, eccola qua. Dio Cristo. Bastardo! Bastardo! Chiamo Padre Gemilia. Bastardo, Attilio, allora. Ma ha ucciso Serena davanti agli occhi. E poi ha fatto il Serena era il bait? No, 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 poi ha visto me e ha reportato subito. Oppure, ripeto, Serena poteva avere il bait come poteva modificatore. Poteva avere il bait. Ci sta. No. Io non posso parlare se no volo, ma ragazzi è Attilio 100%. Io ero in admin. Ma è morta solo Serena sto round? Sì. Sì. E tu hai riportato Serena morta. Bro, Serena ha shield. Tu stai trollando. È in admin, ti sto dicendo. Beh, buttate fuori Attilio tranquillamente, non è il gesto, state tranquilli. Buttate fuori il gesto. Spawn. No, buttate fuori Attilio. Scusami. C'ero io in admin. Cioè, erano tre persone, una è morta e l'altra è riportato. Dai, uno, due, tre. Ma io il cazzo di pallino per il bait, ma porco Giuda. Nova, mi crasha pure. Porco Giuda. Cioè, Attilio Nova impostore. Ma c'è la roba. Io penso che Nova fosse il blackmailer e l'hai crashato subito. No, ero io il blackmailer, solo che non puoi silenziare durante il meeting, devi andare a beccarla la persona come se stessi sigillando. Mi sa che mi sono dimenticato di dirvelo. Io ero sceriffo, ho provato a uccidere Attilio appena ma col bait ha reparato subito per quello. Ma si possono togliere le comms grid? Sì, mi sono rotto il cazzo, dove sta qua? Dico solo che stavo per uccidere Cocco, al click della kill sono crashato. No, ma allora, io non voglio più giocare con qualcuno che ha una connessione fatta da... No, ho svizzato. In realtà, 9 l'ho fatto crashare io. Indossato, porco 2, come ha visto. Vai, ultimo game e stacco io, raga. Va bene. Okay. Vai fare salottino? No, stasera. È perché muori subito? Sì. Beh, effettivamente sì. Ero sceriffo in minchia, faccio la clip e ammazzo Joe subito da sceriffo, poi te lascio perdere. Però è vero, è morto tipo per 4 round consecutivi. Primo. Non chi manca? Un per primo. Chi manca? Sono Nova. Manca uno. Nova. Io aspetta, rientro. Sempre lo stesso codice. Stesso codice? Ok. Buona, partiamo. Tolto i codici delle coms, ho messo pure le mappe casuali, potrebbe capitare... No! Si vola. Potrebbe capitare Highway. Eccola, la sento. È lei, è tornata. Porca vacca. Ah, ingegnere. Spawniamo a record. Ah, non ho timer, figo. Ce n'è un'altra, beh. Fissiamo le luci. Mannaccia la puttana. Sera a Mobus. C'è un problema. Non capisco niente. Te lo dico direttamente cosa è successo. Ok. È tutto normale. Sera non so dove fosse. Io non ti dico cosa sono. Ok. Penso che Grace si sia suicidato. O sono le tre kill o c'è stato uno sceriffo. La Grace si è suicidato. Su chi? Poi lo sceriffo. Su di te? No. Ripetimi, Cocco. Si è avvicinato a una botola. Ah, sono due le robe. O si è suicidato ed era l'altruista. Oppure era lo sceriffo e ha sparato. Con il messaggio di prima. Ma se l'altruista che è questi ultimi 5 anni e passa di nessuno perché ho riparato perché sono stupido e non ci ho pensato. Andato male. Pensavo fosse semplicemente una. Grazie anche per aver ha ucciso mentre forse l'impostore lo sapevi e hai detto ok, basta. Impedisco di. Può essere che sia un impostore che ha visto lui che si. Sarengo. Chi cazzo l'ha visto?
Io scusate, non ho capito niente perché c'era un text to speech che mi trapanava le orecchie. Ripeti un attimo, Cocco, veloce. Io ho visto Rage morire dal nulla, quindi o era l'altruista o lo sceriffo. Al momento ho pensato fosse lo sceriffo, quindi ho riparato subito, ma pensandoci meglio... Ma se Rage è morto, allora devi dargli il tempo di fare... Ma come cazzo lo sai? Ah, è l'altruista, poteva essere, Cocco, capito? Cocco ha ucciso, quindi... Votami. Consapevole. Votami. 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 Hai trollato in caso, Cocco. È tutta colpa tua questo round. Pensavo che il gesto, guarda, invece. Sinceramente, ha vinto. Non frega niente. No, oddio, questa animazione. Ha vinto. Come ha vinto? Non ho vinto niente. Okay. Allora, non ho capito. Beh, grazie per i 50 franchi, Mister D1390. Non ho capito il cosa è andato storto. Carta che stimali, comunque in Italia si chiama Cocoridò. E noi abbiamo fatto una collab con Cocoridò. Gentilissimo. Non ho capito in che senso è andato storto. Cioè, non ho capito. Ho fatto la lavandaia. Fixiamo. E mi sono giocato i due fix. Lì c'è Novasus. Sta a fare lì Novasussino. Nova mi vuole uccidere. Porco due, Nova se mi vuole uccidere. Se mi vuole stabbare tantissimo. Chat disconnessa? Hello? Funziona tutto? Ma non ho capito. È crashata la live? Oppure no? O è crashata la chat? Non ho capito. Cioè, avete perso quello che ho detto? Oh. Che fa lì, Joe? Ma dove sei andato, Spawn? A morire! Il vincitore! Un po' larga con il vincitore. La mappa era tu, mazzo. La mappa è troppo dispersiva. Raga, spawno, mi accoltellano, passa l'altro assassino a fianco. Che tu, cioè... tu Andrea eri l'ingegnere. Io ero l'ingegnere, ho visto Giovanni e Joy botolare, non capivo chi era. Ma che ero con... sto per riportarti. Io ero Jester. Poi Easy Game of Our Life. Veramente, no, ma mettiamo la mappa base perché è troppo grande per... ci sta. Bisogna noia, ragazzi, che noia sto game. Tutti scassati, dai, veramente semplice. Bravo, Giove, ce l'hai fatta. Grazie, Justanor. Abbiamo fatto tutti a posto. Grazie, Justa Normal Guy, per l'euro. Punti aspettando che il cooldown del kill... Cioè, è stato per invogliarti a giocare. La villa in arca. Adesso sono più felice, Adesso ti facciamo passare la voglia. No, non ho capito. Allora, non so quando esplosa la chat. Se esplosa la chat, non ho capito il messaggio di prima del ragazzo di prima che ha donato 50 franchi. Non ho capito il messaggio. Cioè, il... Oh no, lo snitch di nuovo. Mannaggia la puttana. Basta, fa lo snitch. Cioè, io non ho capito se prima è crashato o meno. Più. Ma dico prima. Spawn mi vuole morto. Cosa vuol fare Spawn? Trollare perché è un jester? Salve. Pronto? Pronto. Sarengo per amore. Hello. Allora. Auto report. Ho un dubbio gigantesco. Perché dici che Sarengo possa aver avuto il bait e 9 giocascato? Quanti bait ci sono? Uno. E quant'è la percentuale su 1 su 11? 1 su 11. Ah, ok. By the way, ero telecamere?
tutto inizio round. Uno su 9. Ho visto, andavate metà gente per metà persona coppie, tra cui c'era Cocco e mi ricordo che forse era Giacomo insieme. Ho beccato Joe a sinistra e forse e... Axel, non so se come era siamo il posto dove vedi le telecamere? No. Io sono salito qua dentro. Primi... Io da premi la mappa, vedi tutto. Sono entrato in electrical e c'era il corpo, solo che non mi ricordo chi era storage. Dimmi. No, ma te lo dico sinceramente, cosa c'è dopo là? Dimmi la lettera dopo, la lettera dopo la B. E dopo il set in inglese come si dice? Vuoi che te lo dica sinceramente, Nova? Poi. Io ha distrutto Cocco. Per me votiamo Nova. Per me si può buttare fuori. Camper è stato attaccato a me. Penso mi abbia scudato. Nova fosse il Jester o Cocco l'Executioner, come grande giocata. Non c'è l'Executioner. No, ragazzi. Ma get quanti mondi si è beccato? Povero Nova. Ah, la baitata. Stavo a dire bait, ragazzi. Secondo me sì. Il bait ha colpito ancora. 3, 5, 6, 1, 4. Corriamo a fare le task. Perché una volta che avrò finito le task... saprò i nomi degli impostori. Grazie Valentina per l'abbonamento, benvenuta. Dove cazzo stanno le task? In electric and shield, in navigation, in elettrica. Andiamo in elettrica. La persona che proprio più odia fare le task sono io e mi tocca fare lo snitch. Mamma mia che rottura. Tum tum turu tu tum tum. No, Buonasera. Sì. Allora, bait. Parliamo sinceramente. Un po' rapida no, sta Cocco, cosa. Dimmi tutto, ti prego. Cocco, che lettera c'è prima della C? La A. Tra la A e la C? No, no, Cocco, ripetimi la storia di come eri compenetrato con Giacomo in admin, ti prego. L'ho riportato io. E chi l'ha ucciso? Dimmi, Cocco. Non lo so. Non lo so, non vedi che c'è l'occhiale. Dimmi tutto, Cocco, non saprei. C'ho gli occhiali da cieco. Non vedi che non ci vedo. Ma vedi soltanto magari... È Attilio palese. Ah, non palese. Guardate me, Attilio palese, in questo palese, ragazzi, palese. Cocco ha un po' troppa... retorica, per ci convince. Aspetta, se Giacomo si fosse ucciso sul Cocco perché pensava che era lo sceriffo... Così che no. Però va che è morta soltanto una persona. Non mi piacciono le mod, ragazzi. Era più divertente la storia di Cocco che per Kai Bate dopo aver ucciso Nova. Io vi dico che Camper, sono due round che mi segue tutto il tempo. Sì, sono Camper Attilio. No, Camper probabilmente mi ha scudato per quello che mi ha fatto. La spia! Ah no, forse non dovevo... Vabbè. E chi fa la spia? Bravo, Cocco! DG. Ho visto Joey saltare dalla moto! Cocco, meno 7 IQ, Cocco, veramente. Cocco era Jester. Era Jester. Dai, ma ragazzi! Distrutti! Ma ragazzi, io ho fatto il veterone della vita su Nova. Dai, l'ultimo di cavato sull'impostore è il bait. Mi ma sei la cosa divertente? Ma il tempismo di trovare la cosa che fa sta ridere. Io sono con Giacomo e Attilio se ne va. Compare Joy da una botta allo sgozza. Io sto lì per darlo una. Ma tu puoi botolare, Serena? Potevi botolare? Io sì, potevo botolare. Stavo seguendo i tuoi piedi e eri sparita in elettrica. Guarda il cartello che c'ho sul collo. Sì, ma Joy c'è ancora? Ma quindi mi ha visto botolare e ammazzare quello? Sì. Certo. Sì, è abbeggiato la testa, era dall'altra posta. Ne ha approfittato.
No, è veramente mi spiace. Guarda il cartello che ho sulla spalla. Che outplayata che ci siamo presi, ragazzi. Sì, incredibile. Ne manca uno. Ma che era? Cos'è che c'è in mezzo alla ala? Cigio, ah, ok. Cos'è che ci sono di mezzo? A quanto io pare volevo legare che Camper fosse il medico mentre scusami, io l'avevo. Ma io ero lo snitch, Giove, ero il cazzo di snitch. Cioè... vedevo che facevi le tasche una volta. No, ma ecco perché l'ho visto ad Asteroidi che quando mai ha fatto le tasche. Minchia, era la combo letale, snitch con e medico, sì. Beh, ma no, va, tu al primo colpo devi farti beccare. scusami, non... veramente. Oh. Grazie, no, grazie, no. Giove, non mi uccidere più, grazie. Jester, tocca a me fare il pagliaccio. Grazie Laura per... Puttana di quella... Scusa, no, ragazzi, scusate, no, scusate, 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 ha senso, scusate molto. No, va il Jester. Non dire il mio ruolo. Io invece lo dirò. Che se no non muoio. Perché... No, ma c'è un problema. Stai per morire tu allora. No, ma no, dici. No, schifo. È un po' complicato, la situazione a spiegare, schifo. È un po' complicato, schifato. Per me, sono un medico. È abbastanza complicato. Sarà un segreto tra me e te. Piccolo passo per l'uomo. Oddio. Grande passo per... Cosa può aver fatto oltre che botolargli davanti? No, un'altra cosa. È un'altra cosa gli ha fatto. No, no, vabbè. Ok, l'ho fatto un po'. Beh, cancellate tutto. Ma c'è il blackmail o no? Che non c'è nessuno silenziato. Anzi, scusate, sto storando il voto. Devi fare. Puoi fare abstain. Ah, scusate. Sì, sì, continua. Continua così, Axel. Vai, vai, continua. L'assassino, se vuoi, può stabbare Axel con le votazioni. L'assassino probabilmente è uno di quelli, eh. Oh, blackmail, vai sul mayor. Un secondo. No, ragazzi. Spawn, poi per favore. Guarda, stavo storando il voto. Pensavo di averlo già fatto. Un piccolo passo per l'uomo. Quanti storano, Perché tutti su skip poi? Non lo so. Poverino, ma cosa ho fatto? Grazie Leonardo per i 2 euro, gentilissimo. Allora, se lui dice di essere l'ingegnere, l'assassino può votarlo durante il meeting, guessare, indovinare il suo ruovo e ucciderlo. Quindi se Nova dice di essere l'ingegnere, muore da assassino. Io mi devo far buttare fuori, mi devo far votare fuori. Abbiamo capito che Nova... Porco Giuda. Ma muore una persona nella voce della luce. Ma ragazzi, Serena era... Ma devo rifarlo? Ma devo ridire le parole? Perché non l'ho silenziato? Cosa c'è dopo la silenziato, non può parlare. Sarengo, cosa c'è dopo la B? Aspetta, dopo la B poi, tra l'altro. Sì, sì, dopo la B. Oh, no, no, ma non può parlare. Ho trovato morto. Che cazzo l'hanno in bavaglia. Guarda che Camper e Nova stanno facendo una tirare. Stavo uscendo da Navigation, l'ho trovata morta lì. Navigation. Dove sei uscito da Navigation? Perché io stavo entrando da caffetteria Navigation. Sono andato alla caffetteria Navigation, ho fatto la mia task, sono uscito da Navigation, l'ho trovata morta lì. Sì, ma Serena si è appena allontanata da me, Attilio. Sì. Sì, è vero, Serena è appena andata. Sono passato davanti a voi. Ma sì, comunque, e tu sei nato Navigation. Io ho visto i passi. No, io stavo tornando alla Navigation. Io ho visto i passi. No. Joey, spero che tu stia trollando. Sparateli. Per finire. Sparateli. Sparateli. Parla, sputa il rospo se lo muori. No, no, non ho visto i passi. Non ho visto i passi. I passi li vedo io. Io ho buildato. Rage, muori. Vogliamo finire il game adesso. Vogliamo finire il game adesso. Sarengo e terminiamo la partita. Proviamola. Una volta me la fate. Due no. Ma che vada, siamo 1v64. Chi votava? Sarengo. Io gli ho messo 3 voti. Veramente. Non è ancora mutato, giustamente. Ragazzi, non era il bait, l'ho voluto uccidere davvero. Self-reportare, non si può fare un self-report? Non si può? È grave, è gravina, sì, è gravina.
tu vedi la mia visuale. Cazzo, esco dalla tasca, vedo Serena che se ne va e morisco. Tutti sanno che sei stupido e davano per scontato che te sei lo stupido due volte di fila. Scusatemi, è che ero abituato a un qui un po' più basso. Due. Quando brutto pulsante c'era già un po' dopo di quella cosa. Io ero Jester. Io ero di ingegnere, però ci ho pensato poi della cosa. Quindi ero un po'. Io ho puntato il ferro e ho detto: oh, oh, fermate. Ci stava. ragazzi, io vi mando un saluto e vi ringrazio per l'invito. Ciao. Che vado avanti col content. Un bacione, poi divertitevi. Ciao, grazie, Gio, alla prossima. Va bene. Ciao, divertiti. Buona serata. Ciao, ciao, ciao. Ha appena detto che il nostro non è content. No, cioè, vado avanti col mio content. Da no, parte, no. Cioè, sì, dai, fai salamanda, fai i Pokémon. Bravo, bravo. esatto. Reaction a Ciccio Gamer. E via. Il content è fatto. Ciao, alla prossima. Grazie, Nicolas, per l'abbonamento. Benvenuto. E grazie, Andrea, per l'euro. Gentilissimo. Qua, Joe 400 IQ. Crewmate. Dammi lo sceriffo. Yes. Sceriffo in the town. Mi è crashato. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per farci arrivare a fine mese. Sembra nessuno. Non farò le task. Regge che si muove così tanto. Oh no, brutta, brutta situazione. Devo stabbare il Jester, ma non ho indicazioni. Vabbè, abbiamo un'indicazione adesso. Pronto? Bonsoir. Uè. Ciao, Yuse. Ok, Axel è mutato. L'ultima che ho visto salire prima che si spegnessero le luci era Serena. Ti posso dare questa call, Sarengo. È andato verso... Ok. Ok, io ho trovato il cadavere davanti a... Admin, ero fianco a te. Admin. Io ma Joey era ancora in partita. No, è solo... Sì, è crashato e basta. Vabbè, ha quittato. Ha quittato a inizio gioco. Sì, era già dentro. Sapere dei grazie piedi. Nicolò per l'euro. L'ho detto. Uccidetelo. Io dalle telecamere ho visto Attile e Sarengo che erano in zona medico. Poi sono scesi verso le telecamere. Poi Sarengo è andato da un'altra parte. E Attile sono andato ad Admin. Io esatto. In elettrico adesso. Sì, io ho schippato elettrico. Era, e Axel è stato mutato per quale ragione? A caso? Perché l'altro impostore vogliono fare un po' quelli fancy? O perché effettivamente è buono? O perché ha visto qualcosa? O perché ha visto qualcuno? Beh, prossimo round salviamo Axel. Non so più quello se è muto o sta godendo. Guarda che anche le persone mute possono provocarsi dell'auserotismo, eh. L'hanno legato a bene, espone l'impostore. Posto. Che sta diventando calabrese? No, non sta diventando niente. Grazie Lorenzo per l'euro. Gentilissimo. Ah, spoiler, camper. Cosa? Pezzo di merda, spoiler cosa? Allora, potrei andare a pescare le persone nelle botole. Il problema è che c'è anche lo sceriffo che può girare nelle botole oltre a il Jester. Quindi sì, andrò a cercare la gente nelle botole. Qui non c'è sta... Oh... Lì c'era qualcuno. Legolas, cosa hai visto? Credo... Lo è troppo forte. Cioè, il bait è troppo forte, ragazzi. No, non è no, bait questo. No, non sono io. Non sono quello che tu pensi che io sia. No, però non so che non sai tu perché ho visto botolare. Quindi... esatto. Penso che Nova fosse
qualcuno cattivo. O qualcosa. Un po' cattivo, sì. Ma sai che cattivo. A me non ne frega. A me non frega di quello che dici, Camper. Lo so, che ho firmato la mia, lo so, ho firmato la mia condanna a morte. Una pistola. Pam pam pam. Guardati. Oh cazzo. Oh cazzo. Oh cazzo. Io oh, cazzo. Axel c'ha un fucile, che in realtà è una pistola, però è un po' troppo grosso. E dietro c'è anche qualcos'altro. E un po' anche mi fa paura. Axel, tu adesso che puoi parlare. Sì, ma dove era il cadavere? niente, nelle botole era il cadavere. Sì. Diciamo che Camper Rage. Magari Rage e lo sceriffo, magari Andrea hanno tirato fuori dalla botola il jest. Penso di sì, penso di sì. Oppure Camp Rage sono gli impostori. Esatto. Può anche bravo. Darsi, sì, sì. Però comunque il jest l'abbiamo fatto fuori, se volete, mi interessa. Beh, ragazzi. Io il jest non lo sono. Allora, o Camper vola adesso tramite l'assassino, o Camper è l'assassino. O magari Nova era l'assassino. O magari Attilio era l'assassino. Oppure Axel potrebbe dire cosa ha visto il round scorso. Infatti Axel, perché ti hanno mutato? E io che cazzo ne so. Vabbè, ti hanno fatto sentito perché non sopportano la tua voce. Ah, forse perché parli troppo. Ma vabbè, non è che... Boh, se Camper da sceriffo ha tirato fuori Nova assassino e vabbè. Simpson. Ma c'è solo un assassino tra i... Sì, cioè, un solo assassino tra gli impostori. Dai, ammazzatemi. No way, no way, no way, no. Sono la spia. Ho un serpente nello stivale. Ragazzi, qualcosa nuova era. Poi di sicuro stare nelle botole mentre gira Camper sceriffo non è l'ideale. Oh no, chi trolla qui? Tutti trollano. Spawn trolla tantissimo. Spawn trolla tantissimo. Vuole mettersi in mezzo. Rage mi segue, se no vuole stabbarmi. Dai, ammazzami. Forse mi ha scudato Rage. Forse è Rage, ma semplicemente scudato. Può aver senso che Rage sia un medico. Lo scudo del medico mi para da una kill. Se qualcuno prova a stabbarmi, di base sono protetto. E poi Rage, se per caso lo scudo gli salta, può chiamare l'emergenza. Era in caffetteria. Sì. Yes. Però non so chi era. Cocco, mi pare. Cocco, sì. Il cadavere era bello. Ah, Rage. No, Rage era con me, te in... Ma sì, lo so, poi... infatti Rage era con me, infatti sei tu che sei arrivato da fuori, brutto estraneo. No, no, Rage mi ha seguito tutto il tempo H27, penso di sapere il suo ruolo. Potrebbe essere Serena come self-report di Attilio, per bait, non lo so. Guarda, io e Attilio siamo arrivati insieme adesso e... Ha riportato adesso il potrebbe essere due killer allora. Poi, sono due coppie. O Axel, guarda, Camper, l'assassino non ha votato. Axel, vedi tu. Ah, no, secondo me una votazione. Sono... Quindi tu sei il sceriffo. Chi? Tu. E chi lo o sa? Rage. O Axel, chi lo sa? So. Magari è Serena. O Serena. Oppure tu, Attilio. No, io no. Io gli unici con la tuta da sceriffo è quello che non so, perché quello che non sono ve lo posso dire, quello che sono evito. Io posso dirti che Rage credo sia buono e credo Rage possa dire che io sia buono. E allora Camper? Ma io proprio non posso. Ragazzi, io il cadavere l'ho trovato e... Hanno vinto. Sì, godo. Sì. Godo. Sì. Ragazzi, aspettate che la racconto. Aia, aia, aia.
era lo sniccio all'ultimo che tampinava le botole. Infatti io volevo merda, avere la sicurezza. Camper, bastava che facevi due passi sopra e mi vedevi. Ma stavo vicino. Ero lo snitch, finisco il task, mi ammazzano, ok? Sì, ho ammazzato Sarengo due volte. Io lo respawno. Spawn e mi ritrovo Serena sopra e Attilio sotto che mi chiudono le porte. L'ho fatto fuori due volte, Sarengo. Dovevamo sbrigarci a votare, Reggio, secondo me. Ma pure se votavamo era uguale. Perché Axel era Jesterax, no. No, eravate tre buoni. Sarebbe stato uguale, perché lui poteva, loro potevano dovevano tirare, loro hanno fatto il 50-50. Bella, eri il medico, vero? L'hai mai capito? No, ero l'investigatore. Ero io il medico. Ciucciavo i piedi. Ma chi è che ha beccato te sceriffo? Sì, ha beccato me sceriffo. Ma io ho preso Nova Jester. Ma infatti non volevo reportare in quel caso, perché dico, ho preso Nova per i capelli, buona. È un Jester, chi se ne frega, lo lasci là. Sì. Se io reporto e dico che sono sceriffo, mi uccidono, capito? Per questo che infatti non volevo reportare Ray. La cosa strana è che non Andrea, sei io ti prima. Voglio dire che se ero assassino io, tu volavi in quel frangente lì. Perché te lo sei lasciato troppo scappare. Sì, ma non era. Io ho voluto un attimo... In difficoltà Rage, perché non volevo reportare. Hanno giocato bene loro da assassini con quelle cazzo di porte. Era stupenda. Sì. L'unica volta in cui l'altruista riesce a fare qualcosa di utile in una partita. Ma l'ho fatto io. La mia speranza è che Nova fosse a tutti gli effetti l'assassino, ma era il Jester. Era troppo difficile. Porco due, però. Tu, Giova, ti sono portato davanti. Al primo round sei cieco, porco due. Non ti ho visto. Quando è quando si tratta le camere. Ok, ho la torcia, interessante. Altruista, un bel ruolo di merda. Se trovo un cadavere mi devo sacrificare per resuscitare il cadavere. Potevo giocarmela meglio, ma Attilio e Serena non è che avessi tutti questi sospetti. Ne avevo di più su Axel. Ho l'impressione di essere stato scudato, invece era solo l'investigatore Rage. Qua devo sacrificarmi. Il mio game sarà molto, molto brutto. Cercare cadaveri e... posto. Buonasera. Pronto? Allora, no. chissà... È morto Sarengo, sì, che è sfortuna. Sarengo, dobbiamo darti un'informazione. Sì. Io so. Che le task comuni sono una sola e avevo la tessera o i cavi, quindi non, hai fecato la tessera alle persone sbagliate. Esattamente. Non io, ma qualcun altro che non nominerò perché sennò vola e mi serve male. Vivo, bravo, probabilmente. E ecco, ha fatto giustizia. Quindi Sarengo ha fecato l'unica common task, perfetto. Sì, esattamente. Sì, esatto. La common task è la task comune a tutti. Esattamente. Ok. Bene, ragazzi. Schippiamo, basta. Basta, a posto così. Se volete, mettiamo tipo una rivoltella sul tavolo e famo una roulette russa. Vai, però ci devono essere 5 proiettili. Comincio io. Io storo i voti, ok? Aspetta, comincio io. No. Spone, dai. No, mi ha voto. No, Rage, non dire. Oh, no. No. Vabbè, la torcia aumenta la vision, quindi io ho una vision aumentata. Quello che fa Serena è il giro degli impostori. Mi nascondo un attimo qua. Quanti secondi di cooldown... Dimmi che devo rivivare qualcuno. Che brutto sto ruolo, ragazzi, eh. Brutto forte. No! Dio! Va bene. Dove l'hai trovato, Axel? È un altro... Penso di sì, perché hanno appena fatto la kill e Axel l'ha riportato. No. No, Serena ha botolato 10 volte. Cosa? Sì, hai fatto Electrical, Camps e sopra. Io ho votato la mia call, addio. Di controllo.
E come lo sai? Rage era la spia da, ha collato no, Serena. Figa. Quindi votiamo Serena, su, easy. Ma... Regia ha fatto la call su Serena. Regia era la spia e l'assassino che è stato riportato. Non è che Andrea che fa i mind game? Infatti dovrebbe essere anche l'ingegnere. Regia è morto per l'assassino. Ma avrà che è stato assassino. Io sono ingegnere. Beh, la kill di spia Rage è su Serena. Io seguo le ultime volontà di Rage. Tu dove eri adesso? Davanti al cadavere di Nova. Perché stavo per attuare il mio potere. Perché non l'hai riportato? Perché ho un potere che doveva essere attuato. Ma a quanto pare Axel l'ha riportato. Ma al cadavere di Nova. Vabbè, altro l'assassino non può più uccidermi. Sono un altruista. Volevo sacrificarmi per far tornare in vita Nova. Ma a quanto pare Axel l'ha riportato. Forse perché c'era il bait. Non lo so. Sa di fatto che l'ultima call di Rage era su Serena. E quindi seguiamo la call di Rage. Visto che ha dato. Sì, infatti si è killato da solo. Sì, non è killato da solo. L'assassino l'ha sparato nel meeting. Col potere d'assassino. Sparando. E tu c'hai una pistola in mano, camper? Beh, fuori Serena. Quindi in caso diamo la colpa a Rage. In caso è colpa di Rage. Scusate, Rage è morto, è colpa sua. No, ha sparato i 6 colpi della rivoltella di prima. Non ci credo, avevo detto di non giocare con le armi. Ma che volevano votare a me? Mortacci le pippo. Io beh, sono un altruista, quindi ho un ruolo più merdoso di tutti. Spero di morire per primo. Cioè, invece uno spawn è qui, 2 in security. Una in caffetteria, 2 Ramper Engine. Upper Engine. Dai, Goku, stabbami, te prego. Fanculo, okay. Fanculo. Giacomo ha sparato ad Andrea? Ha sparato a me, Cristo. Giacomo ha sparato a Cocco. Pom, buongiorno, sono l'altruista, te l'ho detto. E che ne so, io gli stavo dando 3 voti da Major, ma per fortuna il tempo ti ha salvato. E per me fare la Turbo Place, potevo ammazzare Rage subito, ero stato un attimo titubante se ammazzarlo o no, figa. Non capivo se era la spia o no. Minchia, Sarengo, poverino, è stato assassinato davanti a tutti. Ma no, ti stavo pure lasciando lì io da Giacomo e Rage. Allora, Sarengo, la common task è o i cavi l'ho o la... L'ho fatto apposta, ma l'ho fatto apposta. Ma allora ti ammazzano. Perché sperava lo votassero fuori. Ma era il gesto. Però non mi aspettavo che in mezzo a 3 persone mi ammazzassero. Quindi l'impostore era Cocco e era... E Serena. Io fossi stato più veloce, ammazzavo Rage istantaneamente prima che dicesse qualsiasi essere roba. Ecco cosa non mi quadrava. Serena era giusta. Io stavo votando Andrea con tutti i miei voti. Stavo per perdere. Ma cazzo, ma Rage appena collato su Serena è volato. Ma era troppo veloce, successo troppo veloce. Oh signori no. Dov'è Spawn? Dove cazzo è andato Spawn? Dio cane, Spawn, seguimi! Buonasera. Ragazzi, posso dire una cosa al volo? Io ho visto una persona, che non dirò il nome, botolare all'infinito, quindi... Perché potrebbe essere ingegnere, quindi non dirò. So chi dillo, non dillo, dirò. Dillo. No, non lo dico. Rage mutato, che fa un voto però. Ragazzi, io so una cosa la persona ha fatto, però... Vota Rage. O ha baitato Oddio, è dell'impostore senso, o dell'ingegnere. Ha senso quello che ha detto Attilio. Ci sta. Ragazzi, scriviamo tutti e vediamo cosa vota Rage. Vai. Me l'accollo. Se ha votato anche lui Skip, rido. Ma c'è palesemente i killer che voteranno. Ci sono i voti anonimi. Qualcuno si è autovotato. Ma chi ha messo i voti anonimi? Qualcuno si è autovotato. Vabbè. Qualcuno si è autovotato, matto. No. Cazzo, dov'è Rage? Devo chiamare il reattore. Un piccolo passo per Rage. Un grande passo per farci arrivare. Dove sta cazzo è Rage? Vabbè, Rage ha deciso che non gioca. Non ho messo Black Mane su Rage. Oh cazzo. Vabbè, morti.
cooldown. Devo buttare a comms, no? Appena si sbloccano. No, 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 le porte, non chiudermele, Giova. Sarebbe mandare tutti a comms. Sarebbe mandare tutti a comms. Mi manca di cose. Storage e caffetteria. 13 secondi. 13 secondi per la doppia. Dai, che questa l'abbiamo vinta. Blackmail e kill. Possiamo fare una strage adesso. No! Chi ha reportato? Ma tu chi sei, Gamber? Ma tu chi sei, Gamber? Vai fuori da questo gioco, Gamber, per favore. Hai fatto il doppio passo mentre passavo dentro la botola. Vai fuori, per cortesia. Axel è pure morto, figa. Buttate fuori, Gamber. Che vuol dire doppio passo? Stai pagliacciando. No, non sto pagliacciando. Prima Rage ha votato qualcuno. Axel si sarà autovotato. Tu avrai ammazzato Axel o qualcun altro ha ammazzato Axel. Quindi rimani soltanto tu. Quindi Gamber fuori. Grazie, vai, vai. A figlio sa. No, non è che fai grazie, grazie. Lo sappiamo già. Non ho capito. Dai. Ah, ok, Axel è morto. Okay. Vabbè, spone l'altro, abbiamo già capito, dai. Sì. Invece Gamber era il Gester. Giova? Giova, sei il compagno che non voti? Porca grazie, sono Spawn! Sei no, sturfato! Gigi, ma sono sturfato! Dai! Spawn! Non dovevi dire che eri l'ingegnere Cocco. Ma sai che il mio primo game perfetto. Non dovevi il mio primo game perfetto. Mamma mia. Col Gamber che li prende per mano e li porta a fare le doppie. Ma lo sai che le porte. Ma sai che non ci ho neanche pensato. Tu uccidevi prima Giacomo e poi me. Giacomo aveva lo shield. Ma uno dei due comunque era blackmailato e l'altro ha ucciso. No, quindi... ma io ero altruista. Sì, io altruista, volevo che lui... tu uccidessi Rage, così che allora, io ma se ero cospone. Cioè... Che cazzo ne sapevo che. Ma quel blackmail su Rage. Basta, io non sapevo cosa fare. Gli ho detto adesso ti hanno sgamati. Cioè, perché nessuno dice che Gamber è l'impostore? Eravamo in quattro. Ho fatto la miglior call del gioco da zitto e basta. Però c'era comunque il problema Axel che giustamente si è autovotato da Jester. No, l'ho votato io Axel. Tu? Certo, bisogna mettere tre voti sparsi, cioè. Andrea, non so perché tu non abbia messo il voto sparso. Perché l'ho fatto prima di tutti, prima che il tizio dicesse vabbè skippiamo e quello che rimane è... Io ho già skippato dopo, porca troia. Mamma mia, che partita. Ragazzi, dai che l'hai lobustata, Mamma mia, me l'hai lobustata, ma l'ultima call. Ah, io ero solo Blackmail, non ero l'assassino, quindi toccava farlo a te, Spawn. Cioè, a Cocco gli è sceso il qui un attimo dal cervello. Ma sai che... ti posso dire una roba? Potevi dire semplicemente, esclusione, siamo noi tre che stavamo insieme e loro posso dire una roba? Mancavano due secondi e potevo fare un'altra kill e terminare il round con solo due round. Al culo. We'll be right back.